Buonasera a tutti, ascoltatori, amici di Quo Vadis, a nome mio. Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarvi. Oggi siamo qui per parlarvi di qualcosa di completamente nuovo, la nostra diretta, mi fa piacere farla assieme a Fiorella, mia moglie, la diretta che prenderà in esame un tema molto importante, vite da raccontare. Sì, è importante perché questa rubrica la continueremo per tutte le altre prossime dirette che faremo assieme, sarà molto interessante. Perché siamo arrivati a questa rubrica, a parlarvi di questo aspetto? Ve lo spiego, vi dico subito il perché. Abbiamo ricevuto una lettera, ho ricevuto una lettera indirizzata a Rocco quale presidente dell'associazione Quo Vadis e dice quanto segue. Chi descrive è un gruppo di testimoni di Geova che li segue sia sul blog e alla radio. Nel gruppo fanno parte due anziani con le rispettive mogli e i figli, alcuni dei quali sono pionieri regolari e proclamatori. Ti comunichiamo che abbiamo da tempo fatto ricerche in rete e abbiamo scritto ad alcuni ex attivisti, ex testimoni di Geova, naturalmente, sul web di varie pagine, ma hanno fatto tutto orecchio da mercante. A questo punto ci siamo detti, mandiamo questa domanda anche a Rocco Politi di Quo Vadis, il quale è impegnato ad attaccare i testimoni di Geova di cui faceva parte in qualità di anziano. Desideriamo farti una domanda, convinti che tu capisca correttamente questa domanda. A cosa serve tutta questa attività di ex nel web? A cosa è servita in tanti anni ex testimoni di Geova, psicoterapeuti, dottoresse, psicologi, psichiatri, sacerdoti, ex anziani, ex pionieri, beteliti e innumerevoli donne ex testimoni di Geova, tutti impegnati a parlare contro la congregazione cristiana dei testimoni di Geova? Domanda. Non si rendono conto che stanno tutti facendo un favore proprio ai testimoni di Geova? Non ci riferiamo solo alla differenza di vedute o alla millantata capacità di alcuni che non saprebbero affrontare, credimi Rocco, un confronto serio con un anziano dei testimoni di Geova, ma a coloro che vogliono solo emergere con un momento di gloria apparendo informato sui testimoni di Geova. Non scambiarci per un gruppo dissidente. Siamo cristiani, testimoni di Geova, ancora appartenenti. Non ce ne volere, ma come si dice, medico pietoso fa la piaga puzzolente. Quello che vogliamo dirti è che l'attacco ai testimoni di Geova è sotto gli occhi di tutti, ma solo che molti non si accorgono che a loro si applicano il detto anche le pulci hanno la tosse. Siamo sicuri che ci darai una risposta attraverso il vostro canale. Sì, perché abbiamo fatto questa rubrica Vite da ascoltare? Perché la cosa più importante e migliore da fare per dare risposta a questa lettera è proprio ascoltare le vite delle persone che sono state nei testimoni di Geova. E quello che faremo questa sera è proprio questo. Vi parleremo di quelle che sono alcune esperienze e le faremo presente anche nelle prossime volte quando avremo le prossime appunto incontri che faremo. Io vorrei effettivamente partire con una testimonianza che può essere utile a tutti noi. Mi chiamo Nadia, ho 53 anni e ero nei testimoni di Geova che avevo 3 anni. Sono cresciuta in quella religione, mia mamma mi obbligava. Infatti io non ci volevo andare e lei mi picchiava, mi prendeva per i capelli e me li sbatteva contro la finestra. E io non volevo andarci perché non ci credevo io in quella dottrina. Però mia madre mi costringeva perché secondo la Bibbia chi usa la verga è disciplina e quindi insomma lei mi disciplinava perché glielo dicevano loro di farlo. E poi sono cresciuta io in quella religione, però con tanti
insomma, con tante domande, perché poi uno è condizionato e come si sa è dentro, ma perché non è che vuole stare dentro, perché io non volevo stare dentro. Infatti era mia madre che mi costringeva a stare dentro, anche perché comunque quando uno esce viene ostracizzato. E infatti io sono uscita perché mia madre è stata male, non si è curata, si è lasciata morire sulla poltrona, anche perché lei doveva fare la trasfusione di sangue e i testimoni di Geova non possono fare la trasfusione di sangue, perché altrimenti vengono disassociati. Mia madre ha preso alla lettera questa cosa e quindi non ha fatto la trasfusione di sangue, per cui si è lasciata morire lì sulla poltrona. Poi abbiamo capito che comunque aveva questo tumore al seno e abbiamo girato tutti lì dappertutto, siamo andati da tutte le parti, ma ormai non c'era più niente da fare perché il tumore era tutto in metastasi. E siccome loro, i testimoni di Geova, dicono che nella Bibbia chi ha dei problemi ha il demonio, e infatti mio fratello ha dei problemi perché beveva e faceva uso anche di altro. Infatti ancora oggi io ho problemi con mio fratello. Infatti mia madre andava da tutti, andava dai testimoni di Geova a chiedere aiuto per questo figlio e nessuno l'aiutava, perché la Bibbia dice che non bisogna biasimare il nome di Geova, e quindi doveva sopportare quello che ci stava succedendo. E io poi, quando dopo che è morta mia madre, sono uscita da quell'organizzazione Adatto Controllo Mentale, mi hanno lasciato da sola perché è morto anche mio padre. E pensate che quando è morta mia madre non potevo nemmeno piangere, perché guai, c'è la risurrezione, non puoi piangere sulla tomba di tua madre, sia mai, guai a mai. E infatti io poi sono uscita perché non credevo più nelle loro dottrine. Mi hanno lasciata da sola. Praticamente non mi saluta più nessuno. Io quando vado in giro non mi guardano neanche in faccia, e gente che comunque io ho conosciuto da piccola, e questo mi fa star male perché io non vado più lì perché non credo più in quello che loro credono. E avevo tutte le amicizie lì. Io avevo 3 anni che non vado più lì. E sono furbi, perché quando sono da soli ti salutano, ma quando vogliono non ti salutano, per cui l'ostracismo lo praticano. E come, io devo ringraziare Radio Covadis che mi ha dato l'opportunità di raccontare la mia esperienza, e vorrei raccontarla proprio anche più approfonditamente quello che mi è successo. Ma io e mia madre dava anche tanti soldi all'organizzazione, perché l'organizzazione dice che bisogna contribuire, e quindi ci ha lasciato giù anche un sacco di soldi. Io per fortuna che ho sempre lavorato, ancora adesso bene o male sto lavorando, per cui io me la sto cavando, ma c'è gente che non ha più niente, per cui deve arrivare Armageddon. Io vorrei raccontare anche molto di più di quello che mi è successo, però io ringrazio, come ripeto, Radio Covadis perché mi ha dato la possibilità di dare la mia testimonianza, e vi dico, non ascoltateli perché vi rovinano la vita. Poi una volta che siete dentro è difficile uscirne, o ne uscite ma distrutti. Ce la si può fare, perché ce la si può fare, però non è più come prima. Grazie. Ecco, l'esperienza di Nadia è una delle tante. Io approfitto per ringraziare Nadia per averci inviato questa esperienza. Vi devo dire che Nadia ha mandato un'esperienza che era molto più lunga, sarebbe stata veramente molto, molto lunga per questa presentazione che stiamo facendo noi. L'ho pregata di poterla ridurre, ma ospiteremo questa esperienza ancora più avanti. E prendo appunto spunto per ringraziare lei e ringraziare tutti coloro che vogliono fare quello che ha fatto Nadia inviandoci un video con la propria esperienza. Ma è una delle tante. Ho qui davanti a me Fiorella che è
non soltanto cofondatrice dell'associazione Covadis, ma è una parte molto importante dell'associazione perché segue il reparto Fiorella al femminile. Lei ha tantissime esperienze di questo genere, vero Fiorella? Sì, sono contenta di poter aiutare queste persone che hanno avuto il coraggio di lasciare, di abbandonare un'organizzazione cui non è facile purtroppo lasciarsi alle spalle un trascorso così difficile. Ho fatto mio per 40 anni un passo della Bibbia in Atti dove dice: non possiamo smettere di parlare per ciò che noi abbiamo visto e udito. Questi erano gli apostoli. Si sentivano in dovere di poter espandere l'esperienza che loro avevano avuto con Gesù. E noi che dire? Noi per coscienza e anche per affetto verso queste persone che hanno avuto il coraggio di lasciare questa organizzazione. Perché una volta usciti, purtroppo ci sono i sensi di colpa, l'abbandono, il sentirsi sbagliati, il sentirsi in difetto e il sentirsi soli. È questo che purtroppo molti ancora tendono a non abbandonare questa organizzazione, perché in questa organizzazione c'è l'affiliamento, c'è purtroppo questo voler proteggere le persone, il volere essere sempre al loro fianco, e molti che sono all'interno di questa organizzazione sentono proprio questo finto calore, finto amore, perché una volta che si apre gli occhi alla dura realtà, ci si rende conto che tutto ciò che si è vissuto, che si è condiviso all'interno di questa organizzazione, era soltanto qualcosa di precostruito. E quindi ci si sente abbandonati, a volte anche sbagliati, delusi, ma soprattutto quello che fa leva questa organizzazione sono i sensi di colpa. E allora che dire di quelle persone che trovano o che hanno trovato il coraggio, che troveranno il coraggio di uscire? Perché non condividere assieme a loro questa nostra esperienza? Perché non dover aiutarli, non poterli aiutare? Ecco, è proprio per questo amore, questo desiderio di poterli aiutare, di poter condividere questo loro percorso, abbiamo pensato veramente di poter essere al loro fianco, di poterli aiutare, di poterli indirizzare e capire che sono persone che riacquisteranno la libertà, la loro coscienza, e avranno il pensiero libero, si costruiranno una nuova vita, nuove amicizie, ma soprattutto avranno una libertà che non hanno mai potuto godere all'interno di questa organizzazione. E se hanno fede, capire che effettivamente Dio è vicino ad ognuno di noi. Certo che spiegare o dare una risposta precisa a quella lettera del gruppo che ci ha scritto perché state facendo questo è un po' soggettivo. Molte persone, come abbiamo sentito in internet, forse lo fanno per il loro momento di gloria. Il nostro desiderio, quello di Covadis, è di poter aiutare le persone che ci chiamano, che piangono e che hanno veramente bisogno. Dopo Fiorella, casomai, ci dirà appunto alcune delle sue esperienze, ma io vi voglio leggere una mail che ci è arrivata che funge quasi da risposta a quella lettera e dice quanto segue. Mi metto subito a conoscenza che questa mail che ci è arrivata ve la faccio presente soltanto perché desidero raccontare qualcosa che chi ci ascolta e se ci sono anche molti testimoni di Geova possono collegare quello che vi dico appunto a quegli avvenimenti che stanno vivendo al loro interno della congregazione. E di queste email e di queste informazioni ve ne citerò sempre, regolarmente, tutte le volte. Inizia in questo modo. Per chi scrive, non è assolutamente divertente sparare ogni volta a zero sui comportamenti e sugli atteggiamenti dei testimoni di Geova. Ve lo scrivo col cuore. Lo scrivo con la convinzione di chi, persona libera, vorrebbe poter vedere chiusi anche blog come questi che state avendo voi per raccontare le esperienze. Questo approfondimento che sto scrivendo viene ospitato dall'associazione Quo Vadis, che come associazione si occupa di dar voce a chi è stato ed è ancora prigioniero
del cortocircuito dell'organizzazione. Se questo blog dovesse chiudere per mancanza di esperienze, significherebbe essere riusciti a debellare le nefandezze dei culti devianti. Più passano gli anni e più mi chiedo di noi, ex, ma onestamente, chi ha ancora voglia di parlare di questa organizzazione che interstaldiscono i loro componenti? Pochi, credimi Rocco, pochissimi. Io stesso mi stufo di scrivere della mia ex religione. Lo faccio perché credo possa essere utile a chi ancora è indeciso se rimane dentro oppure uscire fuori. E lo faccio perché conoscendo questo mondo dall'interno ho la possibilità di far conoscere alcuni aspetti particolari a chi da fuori si sta occupando di questa organizzazione con lo scopo di sanificarla. In un momento globale così difficile, mi aspettavo che i testimoni di Geova almeno una volta riuscissero a sorprendermi con qualcosa di positivo, invece sono riusciti a deludermi ancora un'altra volta, col concetto di non voler tornare a una vita normale. Eppure un barlume di speranza in me c'è ogni giorno. Vivo in una città del nord, il motore economico del paese, e questa esperienza può darsi che stia capitando proprio a dovere per quelle persone che abitano in zone diverse da quella mia e possono collegare quello che vi sto adesso scrivendo. Tra tanti irresponsabili spiccano famiglie di testimoni di Geova che in barba alle regole e ai consigli stessi che gli dà l'organizzazione sta vivendo una religione alternativa. Specifico, non tutti i testimoni di Geova si stanno comportando così. Essendo in contatto con molti testimoni di Geova, vi posso dire che la maggioranza sta seguendo le direttive con zelo, anche perché si aspettano la fine del sistema di cose e quindi già stanno pregustando, secondo loro, il nuovo mondo che le è stato prospettato dai vertici dei testimoni di Geova. Queste famiglie hanno una particolarità, però, Rocco, sono famiglie di testimoni di Geova non qualsiasi. Ma il capofamiglia è un rozzo anziano dai modi grezzi nella congregazione, dei quali molti si vantano di essere anziani da 30 anni, da 20 anni. Da un uomo di questo livello cosa si aspetta nell'organizzazione? Ci scrive. Dice, si aspetta che dovrebbe essere di esempio, dovrebbe essere il primo che mette in atto le informazioni che vengono ricevute. Il comportamento invece conferma tutt'altro. Conferma l'operato di una famiglia boriosa che, fregandosene altamente delle direttive che tutti stanno rispettando, continua imperterrita a comportarsi come vuole con le proprie regole. La figlia, anche lei boriosa come lo è il papà, vive come vuole lei. Tenete presente che io stesso, anziano della congregazione, una volta appunto aborrisco tutto quello che io vedo dal comportamento di quelle persone. Persone burbere che fanno piangere le sorelle anzianotte della congregazione per aver dimenticato di compilare il tesserino sul sangue. In nome delle rispettate regole, solo so che queste persone si atteggiano a signorotti delle congregazioni e questo anziano è bravo a far rispettare le regole agli altri e le disposizioni delle organizzazioni agli altri, ma quanto riguarda la propria famiglia, lui stesso non le mette in pratica. Interpellati dalla situazione, messi al corrente gli altri anziani di questa violazione di comportamento, vi posso dire che se ne sono volutamente lavate le mani. Perché? Perché è un anziano di congregazione, è lo stesso anziano di congregazione che invece sarà disposto a sgridare e disciplinare gli altri piuttosto che la sua famiglia. Perché? Perché nei testimoni di Geova la legge è uguale per tutti, ma per qualcuno è più uguale degli altri. Che cosa ne pensate? Ci sarà una via d'uscita, Rocco? Io mi auguro soprattutto di dover sempre parlare meno delle ingiustizie, delle situazioni aberranti che condizionano il mondo dei testimoni di Geova. Aprire un giorno internet e non trovare più blog contro i testimoni di Geova. Non trovare più blog di ex testimoni di Geova. Non trovare blog che mettono in guardia sui testimoni di Geova. Così come ognuno di noi si augura ben presto di vedere scomparire dalle home page di tutto il mondo la parola crisi, che ci mettono a dura prova, io mi auguro che spariscano tutte queste cose, perché vorrebbe dire che davvero siamo riusciti a smontare
la crisi delle organizzazioni, dei vianti e non solo, dei testimoni di Geova. Grazie per aver detto e aver ospitato per radio questa mia esperienza e per tutto quello che state facendo. Ecco perché noi abbiamo pensato di dar voce a queste parole, di dare spazio a queste informazioni e vogliamo continuare a farlo. Ecco, quello che ha scritto questa persona può essere quello che tu vuoi dire. Puoi scriverci quello che vuoi dire e noi lo leggeremo. Puoi farti una ripresa come ha fatto Nadia e noi la ospiteremo nella nostra trasmissione. Abbiamo tanto bisogno di poter parlare di voi. Dico questo perché è quello che Fiorella sta facendo con tutte quelle persone che appunto sta seguendo con Fiorella Femminile. Infatti anche lei ha qualche esperienza da poter raccontare, vero Fiorella? Sì, certo, sono contenta perché sono stata di aiuto, ecco, grazie al Signore, a tante donne che ho visto in queste donne riacquistare la propria fede, ad alcune riavvicinarsi con la famiglia perché hanno vissuto per tanti anni in una famiglia divisa, magari uno era testimone di Geova, l'altro no. Ho avuto così la soddisfazione grandissima della mia vita è stata quella di vedere mia figlia che ha scelto la sua carriera, ha potuto scegliere quella che era la prospettiva di sempre, di poter cantare. E questa è una soddisfazione grandissima, perché se fosse rimasta all'interno di questa organizzazione, questo non le sarebbe stato mai permesso. La soddisfazione di vedere unita la mia famiglia, quella dei miei genitori soprattutto, perché per 40 lunghi anni mio padre ha vissuto all'interno della nostra famiglia come un estraneo, come qualcuno che non era desiderato, come qualcuno che doveva essere distrutto, qualcuno che non era approvato da Dio. E lui umilmente ha sopportato tutto questo in questi lunghi anni proprio per non dividere la famiglia. E lo ringrazio sempre per questo, perché se ora io ho una famiglia unita è proprio grazie a lui. E veramente sono contenta di averlo potuto conoscere in maniera più approfondita negli ultimi 15 anni della sua vita. Ho conosciuto donne che hanno pianto tanto, donne che credevano di non poter vivere la propria vita e invece grazie, lo ripeto sempre al Signore che ci ha dato la forza e ci dà la forza ogni giorno. Ho visto donne veramente trasformare la loro vita, da sensi di colpa a ritornare a vivere, ragazze che hanno intrapreso la propria carriera scolastica, hanno trovato ragazzi che le vogliono bene, hanno fatto davvero tanti e tanti progressi e per questo sono davvero felice. Sono felice perché sono di aiuto anche fuori da questa organizzazione. Ed è per questo che voglio leggere assieme a voi un'esperienza che ci scrive questa carissima ragazza di nome Roberta. Ci scrive quanto segue, l'abbiamo seguita, non è mai stata testimone di Geova, stava studiando e il marito le ha fatto vedere il nostro blog e così piano piano si è resa conto di quello che sarebbe potuto succedere se lei entrava a far parte di questa organizzazione. È stata aiutata, è molto riconoscente per questo e ci ha scritto questa bellissima lettera che leggo con voi. Carissimi Rocco e Fiorella, vi scrivo questa lettera per esprimere la mia profonda gratitudine nei vostri confronti. Grazie per essermi stati vicino nei miei momenti di profonda sofferenza emotiva e spirituale. Grazie a voi sono riuscita ad uscire dalla manipolazione mentale subita da persone appartenenti alla congregazione dei Testimoni di Geova. E soprattutto mi avete aiutato a ritornare al Signore. Ringrazio ogni giorno il Signore per avermi teso la sua mano e ad avermi messo sulla mia strada a voi. Sì, il dono dell'amicizia è stupendo. Grazie a te, cara Fiorella. Dico grazie per tutte le nostre telefonate. Grazie per avermi dedicato del tempo
per aiutarmi, incoraggiarmi e a farmi tornare il sorriso e la gioia di vivere e soprattutto la fede. A te, caro Rocco, dico grazie per avermi aperto gli occhi, ma soprattutto grazie per avermi fatto scoprire quanto è bello avere un padre che ci ama e non ci condanna con i sensi di colpa. Mi hai asciugato le lacrime quando è mancato il mio papà, dicendomi una frase che mi ha toccato il cuore ed è questa: sia se il tuo papà vive e guarisce, o sia se dovesse morire, fidati di lui. Ebbene, sì, ora mi fido del Signore e vivo ogni giorno con gioia, con la certezza che Lui ci sia nei momenti belli e anche quelli meno belli. Con il cuore ancora dico grazie, vi voglio bene. Continuate con gioia e forza la vostra missione. Noi siamo con voi. Un bacione e un abbraccio con tanto affetto, Roberta. Ecco, questa è una delle tante ragazze che abbiamo potuto aiutare. Ricordo con piacere un'altra coppia che vive in Germania, dove lei dopo tanti anni da testimone di Geova uscita, si chiama Anna, e nella loro tarda età possono di nuovo condividere questa associazione di famiglie unite, di famiglie che il Signore vuole benedire, ma soprattutto che siano uniti nei loro pensieri, nelle loro scelte, sia anche nei loro dispiaceri che nelle loro gioie. Ma soprattutto senza sensi di colpa, uniti dall'amore del Cristo che unisce le coppie, che le fa sue, perché sue, siamo sue creature. E vogliamo dire grazie, Signore, che ci dà questa opportunità e chiediamo a voi di telefonarci, di scriverci, di contattarci. Noi non siamo nulla, ma come vi ho detto, noi confidiamo in colui che ogni cosa è possibile, quel Dio che è sceso sulla terra e che ci ha dato la sua vita per riscattarci e quello che ci vuole rendere liberi. Ricordiamo sempre la scrittura di Giovanni 8,32: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quindi dove c'è verità, c'è libertà. Dove non c'è libertà, non c'è verità. E con questo intento vi aspettiamo numerosi, convinti che prendiate la forza, il coraggio, la determinazione di uscire. Nonostante i problemi, nonostante le vicissitudini, ma ci sarà sempre qualcuno che vi aiuterà. Noi ci siamo, il Signore c'è, voi ci siete e tutto proseguirà sempre per il meglio. Vi aspettiamo numerosi. Abbiamo fatto questo appello non perché ci mancano le vostre esperienze. Credetemi, dal 2013 a venire a oggi sono innumerevoli le esperienze che ci avete inviato e che noi vi presenteremo, vi faremo presenti. Ma non l'abbiamo fatto per sollecitare, ma perché molti che ancora oggi escono da queste organizzazioni, non soltanto dai testimoni di Geova, ma da altri gruppi. E queste persone possono dare appunto voce alla loro sofferenza, possono scriverci, possono chiamarci, possono fare un video e noi lo ospiteremo. È facile fare un video, come ha fatto Nadia, con il suo smartphone e poi ci ha inviato la registrazione appunto con WhatsApp. Non richiede tantissimo tempo, bastano soltanto alcuni minuti, bastano 5 minuti, poi dopo lo possiamo approfondire più avanti con altri video facendo presente quello che possiamo dire e possiamo fare. Guardate, in questo momento sono sicuro che Ignazio da Cagliari mi dirà: anche io potevo farlo, ed è vero. E vi dico sinceramente, sarebbe stato uno dei primi che io avrei voluto ospitare, ma non mi è stato possibile farlo. Ma lo faremo. Ignazio è una grande esperienza e sono orgoglioso di come lui si è comportato e quello che ha fatto. E credetemi, sta continuando a soffrire da tantissimi anni per voler salvaguardare la sua famiglia, non riuscendolo a fare. Malgrado i suoi sforzi, malgrado i suoi tentativi, questa persona è stata sempre contrariata fino all'estremo. Non c'è stato assolutamente nessun cristianesimo,
nessuna forma di amore dall'altra parte per vedere di trovare una soluzione. E quando sono stato incaricato io stesso di chiamare a Roma e a dire ci mettiamo noi da tramite per poter trovare un punto d'incontro, sapete cosa ci hanno risposto? Nessuna collaborazione. E ho le registrazioni di quello che vi dico, nessuna collaborazione. Sì, ma anche questa è una di quelle esperienze che voi potrete sentire dal vivo, direttamente alla voce, ma non c'è soltanto lui, c'è Giampaolo, che anche lui non vede l'ora di poter raccontare la sua esperienza, c'è Marco, c'è Francesco e sto parlando da ogni parte d'Italia. E abbiamo, pensate un po', dal 2013, da quando abbiamo fatto l'associazione Quo Vadis, che abbiamo ricevuto informazioni. Mi ricordo quando andai per la prima volta a TV 2000, parlando in pratica di quello che era stata la mia vita, feci presente con una espressione che mi venne dal cuore, così spontanea, ed era questa, sia io che mia moglie abbiamo portato tanti testimoni di Geova all'interno, più di 200 sicuro, e Fiorella, essendo pioniera, ha portato un sacco di famiglie, un sacco di persone all'interno dei testimoni di Geova, e noi ce ne siamo un po' pentiti per averlo fatto, però dissi una cosa. Ma se noi riusciamo a portarne fuori 10, se riusciamo a portarne fuori 5, se possiamo forse riuscire a portarne fuori una, saremo appagati, saremo contenti. E allora mi ricordo che quella sera a casa mi telefonò una persona, una donna, e mi disse: ho chiamato la redazione e mi ha detto praticamente di darmi il numero di telefono, me l'hanno dato e io voglio dirti solo questo, ti ho telefonato per dire che quella prima persona sono io. E fu per me veramente un'emozione terribile, sentii qualcosa lungo la schiena che mi diceva sta iniziando qualcosa, Rocco, qualcosa di bello, qualcosa di importante. E quando abbiamo dato inizio alla nostra associazione eravamo in 7 iscritti, non eravamo di più. Abbiamo aperto una pagina Facebook e andavo tutti i giorni a controllare quanti erano quelli che andavano e tutti i giorni aumentavano 5, 10, 15 ed ero contentissimo, 20, 30 e così via, fino ad arrivare a 5.000 persone e che molti sono in attesa di chiedere l'amicizia e non possono averla perché non posso avere due pagine, non sono in grado di poter in questo momento appunto sopperire al tempo per gestire tutto questo, ma vi posso dire che abbiamo ricevuto più di 250.000 mail di richieste di aiuto da ogni parte del mondo e queste ce l'ho, ho le loro richieste scritte, ho quello che mi hanno mandato, ho quello che era il loro problema, che l'hanno vissuto. Quindi non stiamo facendo questo video per sollecitare, ma per tutti coloro che stanno vivendo questa informazione e che stanno vivendo questa sofferenza e vogliono uscire da questa condizione. È quello che ha detto Fiorella, praticamente lo sta facendo. Tu stai seguendo, vero Fiorella, tuttora delle persone? Sì, tuttora ricordo e porto nel cuore sempre Elisabetta che ha ripreso la sua vita nonostante i suoi problemi, è ritornata anche lei ad accrescere la sua fede. Graziana dalla Sardegna, dove anche lei è stata seguita purtroppo per le sue vicissitudini dopo essere uscita ed ha ripreso la sua vita, sua figlia Marianna. Ricordo sempre con affetto anche Miriam, che ha avuto una triste storia con un testimone di Geova, purtroppo è rimasta delusa perché l'ha presa in giro e ora è riuscita a farsi una nuova vita con un nuovo compagno. Ricordo Anna, ricordo e ci sono tante altre, Roberta, Elisabetta, Beatrice e ce ne sono tante altre, che ognuna di loro è una storia di vita vissuta, ognuna di loro ha avuto il suo percorso. Ma quello che ho ammirato in queste persone è il coraggio di uscire, la forza e volontà di tornare a vivere, come ho detto prima, di mettersi in gioco, di poter fare in modo che nessuno più vincoli la propria vita e i propri pensieri, di
di poter essere in grado di gestire quello che era il loro futuro. Non è stato facile sempre, perché chi esce da queste realtà incontra davvero dei grossi massi di roccia da dover superare, perché si vive all'interno di queste organizzazioni in un mondo chiuso, un mondo precostruito, dove ti vincolano i pensieri, le azioni, dove tutto il mondo esterno purtroppo è malvagio, deve essere distrutto, e che solo loro che si salvano. E quindi bisogna ragionare di nuovo e ritornare di nuovo a fare un reset di quello che sono stati tutti gli insegnamenti che purtroppo ci hanno fatto, ma che con la volontà, con l'esperienza, con il vissuto ci si può riuscire, di vivere questa prospettiva al meglio, ma vivendola pieno, con la propria libertà di vita, di coscienza, di pensiero e di azione. Vi saluto, vi abbraccio, vi aspetto e arrivederci a tutti, alla prossima volta. Ecco, è importante per tutti coloro che stanno ascoltando, il nostro desiderio è quello di poter dare appunto voce a tutti voi e credetemi, sono tanti quelli che ci chiamano regolarmente, tutte le settimane abbiamo persone che ci chiamano per i più svariati motivi, persone che hanno conflitti all'interno della famiglia perché c'è uno dei genitori che vuole che i figli vadano. Siano assegnati o alla moglie o al marito, e quindi uno li vuole portare nella sala, l'altro no, e così via. Conflitti veramente enormi. Ci sono quelli che hanno problemi col padre, con la madre, perché non riescono più a contattarli, non riescono più ad avere contatto con loro. E ci sono problemi appunto di natura legale o di persone che vogliono parlare, vogliono far sapere quello che stanno vivendo. A tutti questi diciamo che Quo Vadis fa questo, Quo Vadis ascolta queste persone, Quo Vadis prende nota di tutto, ma non soltanto per poter fare video come questi e metterlo in rete, ma per poterlo poi presentare alle autorità e poter dire alle autorità, ecco, vedete cosa sta facendo questa organizzazione, quali sono le condizioni. Noi non abbiamo nulla contro questa organizzazione, abbiamo soltanto il desiderio che questa organizzazione prenda atto di quello che sta facendo e di quello che sta producendo e smetterla di poter creare appunto tanta sofferenza. Poi ogni organizzazione è libera di agire. Chiediamo a tutti coloro che desiderano inviare la loro testimonianza di farlo, ma chiediamo una piccola accortezza, quella di fare il video in orizzontale, non in verticale, altrimenti, come potete vedere, si vedono i lati oscuri, due lati oscuri nella parte del filmato. Invece, se lo fate in orizzontale, questo non avviene. Potete fare il tutto e inviarlo a WhatsApp al numero 392 15 39 014. Se avete bisogno di, ecco, di informazioni e chiedere come fare e così via, potete telefonare ugualmente a quel numero e vi daremo le informazioni. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate che faremo, sia quelle in diretta, sia quelle in differita, sia il TG di Rocco e così via, sono praticamente sponsorizzate da voi. Cosa vuol dire? Ecco, qualcuno di voi desidera che in uno di questi video appare il proprio nome perché lo offre con una libera contribuzione, può farlo e noi metteremo il nome di questa persona. Oppure se è un'attività o una condizione, questo serve per poter dare appunto un aiuto a Quo Vadis a continuare a fare quello che sta facendo. Vogliamo arrivare ad essere un'associazione che mette a disposizione tutto quello che ha per aiutare queste persone in qualsiasi parte d'Italia. Se volete scriverci, voi andate sul blog www.quovadisaps.com e troverete i nostri contatti, con i miei, quelli di Fiorella Femminile, quelli di Tatiana, e potete scriverci oppure appunto chiedere informazioni. Potete anche mandare la vostra esperienza in forma vocale. Molti dicono: io non vorrei farmi vedere, non desidero, però voglio dare la mia registrazione. Fatelo, tenete conto che non possiamo ospitare lunghissime esperienze, vi chiediamo di stare entro i 5 minuti e pertanto sono adesso a chiedervi appunto questa accortezza. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a tutti coloro che ci mettono
la propria faccia, ci mettono il coraggio, ci mettono il vivo desiderio di aiutare altri perché vanno a braccetto con quello che vuole fare Quo Vadis. Questo è il nostro desiderio e vi ringraziamo nuovamente a nome mio, a nome di Fiorella Un abbraccio a tutti e arrivederci a e presto. anche a nome di Tatiana che non è presente qui con noi, vi diciamo un caloroso grazie. E per averci seguito a tutti voi e per il vostro sostegno. Thank you.